Buongiorno, ben ritrovati con la nuova puntata settimanale di Radio Rider. Amici ascoltatori appassionati di moto e non, su Radio Orte vi sciroppate un'ora di motociclismo con Alessandro Castellani e Luca Buzzicotti. Buongiorno. Non ti senti bene al microfono? Mi sento benissimo. Secondo me ci sono dei problemi, ora sei tornato. Stai zitto un attimo? Eccoci, sì, mi sento bene, grazie. Oh, tu stai zitto, non me lo dici. Tecnico Valerio Vistanti. Devi salutare tutti. Ciao. Non cominciamo con le diatribe qui dentro, perché già ce ne sono troppe in giro, eh? Noi ci adeguiamo al clima, al mood. Come stai, tecnico? Tutto bene? Sì, sì, sembra di sì. Non c'è male. Non c'è male. Come stai, Luca Buzzicotti? NCC. Noleggio un conducente. Benissimo, è pronto. Sono non classificabile. Non classificabile è proprio terribile, perché cazzo, sì, con l'epiteto proprio cazzo. Va bene. Allora, puntata numero 27 di Radio Rider, in cui parliamo di due punti. Allora, ragazzi, MotoGP ad Aragon, quindi partiremo con il mondiale velocità, poi passeremo al Motocross Prestige, perché si è corsa la quinta tappa del campionato sulla pista, diciamo, più vicina a noi, nel cuore Gioiella, teatro di grandi scontri mondiali, e è tornata nel giro dell'italiano che conta. Bellissime gare. Poi notiziario, qualcosa dobbiamo dirla, e tanta bella musica. A cominciare da cosa? Non lo so. Il tema della canzone, delle canzoni, della playlist di oggi è non lo so. E allora io non lo voglio nemmeno sapere. Non lo voglio sapere. Metti un po' 3-4 magnotta durante la canzone. Mario Winans. Somebody said they saw you, the person you were kissing wasn't me, and I would never ask you, I just kept it to myself, I don't wanna know, if you're playing me, keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. Don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Oh, oh, baby. I think about it when I hold you. When looking in your eyes, I can't believe. I don't need to know the truth. Baby, keep it to yourself, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Did it touch you better than me? Touch you better than me? How you moving? I know when you in the house, so when you cruising, it's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying. I'm not applying no pressure. Just wanna let you know that I don't wanna let you go, and I don't wanna let you leave. Can't say I didn't let you breathe. Gave you extra cheese. Put you in the SUV. You wanna ice, so I made you freeze. Made you hot like the West Indies. Now it's time you invest in me. Cause if not, then it's best you leave. Holla. Yeah. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know.
playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Rieccoci dopo Mario Winans con I Don't Wanna Know, non lo voglio sapere. Cos'è che non vogliamo sapere, caro Luca Buzzicotti? Che canzone sei? Io non so niente, io sto all'oscuro. Giusto, tu sei all'oscuro di cosa non dobbiamo sapere e di cosa dobbiamo sapere. Invece vogliamo parlare di MotoGP, sarà il caso di cominciare, sì, gara di Aragon, con i risultati che alcuni di voi, anzi molti di voi sicuramente già sapranno, però li andiamo a ricordare. Marc Marquez domina, direi punto, cioè non c'è altro da aggiungere, è tornato il Marc Marquez che stavamo aspettando da tanto tempo e l'ha fatto col suo stile, cioè da schiacciasassi. Sì, ha dominato qualsiasi sessione di prove, qualifiche o gara che sia, ha vinto praticamente tutto, ha fatto pole, giro veloce, ha vinto la sprint in testa a tutti i giri, ha vinto la gara della domenica in testa a tutti i giri, quindi un weekend migliore di questo credo sia impossibile fare, solo replicare. E sarà difficile, e sarà anche difficile replicare. Perché ma infatti, la domanda, sì. No, parliamo un attimo proprio di questo aspetto, che diciamo i temi fondamentali ovviamente che andremo a toccare di discussione di questa gara di Aragon sono ovviamente la vittoria di Marquez e l'incidente del fratello di Marquez con Bagnaia, di quello ne parliamo più tardi. Sì, anche perché questa supremazia di Marquez praticamente ha abbassato qualsiasi emozione durante la gara, diciamo l'unico picco ecco, è stato l'incidente tra Bagnaia e Alex Marquez. Sì, la domanda a questo punto su Marquez è quanto c'è stato della pista dove lui è sempre andato fortissimo, quella di Aragon, e invece che cosa allora, può essere successo per aver tirato fuori un Marquez così dominante all'improvviso? Allora, ci sono molti fattori detti da quelli che ne capiscono, e sono praticamente, ovviamente Aragon, sappiamo tutti che è una pista che si usa molto poco, quindi sono arrivati lì con un asfalto molto sporco, scivoloso, addirittura poi è anche piovuto tra sabato e domenica, c'era molto graining, quindi le gomme si consumavano molto, era un sacco sporco, quindi in queste condizioni diciamo che Marquez, quando devi tirare fuori un po' l'estro, sì, il coniglio dal cilindro, esatto, fermo restando che poi è la sua pista, ci ha vinto sempre, diciamo questa al Sachsenring e Austin sono le sue piste preferite. E però secondo me non bisogna neanche trascurare il fatto che l'anno scorso qui non si è corso, quindi diciamo, non so se può essere, questa è una cosa che penso io, ma può darsi che dico anche una cavolata. Tutti i dati che si porta dietro Ducati dall'anno precedente per le moto nuove in questo caso non c'era. Eh certo, questa è una chiave di lettura. C'erano solo veramente quelli del 2022 per la 2023, non avevano i dati dal 2023 su quella pista da passare al 2024 e sono partiti alla pari. Esatto, diciamo. Anzi, forse con la 23 avvantaggiata perché il settaggio ce l'avevano pronto dall'anno prima. Esatto, quindi l'ho letta un po' anche così. Ovviamente se sommi tutti questi fattori e Marquez che lì è imbattibile, ti viene fuori una gara del genere. Non che le 24 siano andate male, perché Martin comunque ha fatto secondo in tutte e due le gare, ovviamente a distacchi siderali da Marquez, ma quello più in crisi mistica era Bagnaia, che scivolava dappertutto, partenze di traverso, se l'è presa anche con Michelin, perché però due su due, sempre lui la gomma fasulla, pesa un po', insomma, come cosa. Sì, è un'accusa un po' difficile da sostenere. Marc Marquez, questa vittoria quanto pesano a livello morale? Noi l'abbiamo detto tante volte nel corso delle nostre puntate che stavamo tutti aspettando il momento in cui Marc Marquez sarebbe riuscito a vincere, perché se non ci fosse riuscito prima di passare nel team ufficiale Ducati si sarebbe portato un fardello pesantissimo di pressione, di dover dimostrare che a quel punto non poteva veramente più sbagliare niente. Invece questo è un bello scarico, diciamo, di peso sulla coscienza. Erano quello 1000 sicuro. Giorni, mi sa, che non vinceva una gara. 1000 passa, era dal 2019. Sono 3 anni che non vince una gara. Esatto.
almeno dal 21 mi sa, perché poi rientrò con l'infortunio, una gara la vinse, Vento Misano credo, non mi ricordo, però una la vinse nel 2021, esatto, quindi è un sacco di tempo, sicuramente pesa tanto, come abbiamo scritto anche su Facebook e l'hai detto anche tu, se non vinceva e arrivava in rosso senza vincere, cioè anche lui avrebbe avuto i suoi problemi psicologici, ha vinto, adesso io sono super curioso di scoprire se o si è sbloccato e va oltre la moto, oltre tutto e torna al Marquez mostruoso, non dico che vince da qui alla fine, però due o tre gran premi te li stacca, oppure un'apostrofo rosa, esatto. Questo è il risultato di Aragon, oppure gli altri continuano a fare il loro mestiere e lui rimane la terza quarta forza del campionato. Secondo te? Secondo me può darsi che da qui alla fine un altro gran premio lo vince, però gli altri sulle altre piste continueranno ad andare più forte per ora. Tecnico, secondo te? Secondo me l'analisi che ha fatto Luca delle telemetrie e anche di questo asfalto, che può avere anche livellato un pochetto i divari, sono giusti. Ma la cosa più giusta è che Marquez qui si sentiva in pompa ed è stato in pompa, quindi è uno scatto di testa e a me fa paura nel finale di campionato, perché gli spagnoli di solito quando le situazioni si cominciano a ingarbugliare un po' riescono a tirare fuori il meglio di loro, mentre gli italiani un pochettino tirano i remi in barca. Vediamo come andrà a finire. Secondo me fa un bello scatto di testa Marquez. Vince altre gare? Un'altra la tira fuori sicuramente. Vado controcorrente, io dico che questo è stato una parentesi, dalla prossima gara potrebbe tornare a stare dietro alle GP24, potrebbe essere stato l'unico successo di Marquez, lo dico perché bisogna andare controcorrente, quindi è giusto, diamo a tutti, no, tu hai detto che alla fine un'altra almeno la vince, secondo me manco un'altra, non so neanche quante ne mancano, però secondo me manco, a meno che non si schiantano gli altri davanti, certo. Ovviamente. Va bene, vai, musica, poi parliamo ovviamente del secondo tema fondamentale, l'incidente di Bagnaia, Alex Marquez e Jorge Martin, che zitto zitto ne beneficia. Biagio Antonacci non sa a chi credere, neanche io so a chi credere. Chi ha ragione tra Bagnaia e Alex Marquez? Boh, ci risponde Biagio. No, no, non so. Non so più a chi credere, no. No, no, non so. Non so più a chi dare del tu. Se vuoi vivere una vita così, basta dire sì, io dico no. No, non so. Non so più se crederti o no. No, no, io no. Io non credo all'uomo che sei. Tutti dicono le stesse bugie. Tutti parlano, non sanno ascoltare. Non puoi vivere una vita così. Continuo a creare.
fino a farsi del male. Resta l'unica cosa da fare. I bambini giocano al sole, nei loro disegni c'è il cielo. E devono continuare, io non so cosa fare. Allora, se Biagio Antonacci non sa a chi credere, perché noi dovremmo essere meglio di Biagio Antonacci, no? Tecnico? Chi siamo noi per andare contro Biagio? Che la sa, la sa lunga. Soprattutto contro i fratelli Marquez, no? Ecco, a maggior Dicono ragione. Dicono sempre la verità. E poi hanno sempre ragione. Esatto. E allora? È inutile. Basta, chiuso. Che ne parliamo a fare? Ne parliamo perché almeno raccontiamo quello che è successo. Secondo momento chiave di questa domenica MotoGP, anzi weekend MotoGP ad Aragon, la debacle, suo malgrado, di Pecco Bagnaia, che nella sprint non trova assolutamente la quadra della situazione, l'hai detto anche prima te Luca, soprattutto con la gomma, niente grip, problemi totali, ha chiuso nono se non sbaglio nella sprint. E già lì Martin era sovravanzato in campionato. Martin che ha fatto secondo alle spalle di Marquez, Marc Marquez era ripassato in testa al campionato. Parte la gara della domenica, io onestamente quando ho visto come era andata la sprint al sabato ho detto vedrai che Bagnaia fa come al solito, soffre nella sprint ma adesso che si deve riscattare dà una bastonata a tutti gran metà basta, e invece la bastonata l'ha presa sul groppone sì. Per colpa di Alex Marquez. Allora c'è da dire che comunque partenza non eccelsa, prima parte di gara così così. Poi comunque stava andare a prendere il podio perché Alex Marquez quando è successo il patatrack era in terza posizione, quindi Bagnaia veniva su più forte e si sarebbe potuto giocare il podio e avrebbe potuto limitare i danni. Così non è stato perché come hai detto tu c'è stato questo patatrack, Bagnaia che arrivava su Marquez, Marquez che in una chicane sinistra-destra sbaglia completamente la linea, va largo. Non è che è uscito di pista, comunque ha sbagliato completamente la traiettoria e quindi si è ritrovato sulla seconda destra a andare più piano di Bagnaia. Bagnaia che arrivava da dietro fortissimo, si è buttato dentro, era davanti con la moto, però Marquez l'ha centrato. Io tendo tante a stare... interpretazioni su questo incidente. Ci sono mille interpretazioni. La direzione gara nel post gara ha detto che non ci sono le volontarietà di nessuno cattiveria dei due piloti e quindi non ha penalizzato nessuno, incidente di gara normale. Tendo a stare comunque su quella linea, però secondo me se devo mettere una monetina metterei leggermente in colpa più Marquez, perché è vero che non è che hai gli specchietti e che ti devi girare dietro per vedere chi c'è dietro, sei in una pista e quindi puoi passare dove vuoi. Però se sbagli la linea in quella maniera e quello ti si butta anche dentro, va bene che lui stava guardando la curva, però cavolo la moto la senti, voglio dire, in quelle situazioni non dico che l'ha buttato giù apposta perché non avrebbe avuto senso, si stava giocando il podio, Marquez il fratello non è che dici si gioca il campionato. La sagoma l'ha vista, su. Dai, adesso è impossibile non averla, anche con la coda dell'occhio. Se non l'hai vista devi andare dall'oculista. Esatto, o c'è il paraocchi come il somaro, non si spiega, dai. Secondo me un briciolo di colpa in più Marquez ce l'ha. Sì, questo è stato molto evidente dall'inquadratura da dietro, perché finché si vede dall'elicottero sembra proprio inevitabile che tu non possa non vedere una moto che è praticamente più di mezza moto davanti a te, è quasi impossibile. Invece da dietro si vede molto bene che Alex Marquez continua a guardare l'interno della curva, ora non sappiamo dentro gli occhi se buttano un po', però dopo un errore del genere, insomma, tu te lo devi aspettare che chi ti è dietro ti infila. Cioè, se vai largo in una curva, un minimo, non dico per correttezza, ma anche distinto, devi guardare di là. Quindi, come dice Luca, se devo mettere una monetina la metto a lui, mi dispiace. Io dico, assolutamente concordo sul fatto che è un incidente di gara, non ho visto malizia né cattiveria da parte di Marquez. Intenzionalità, abbiamo sempre detto, campioni, esatto. Nessuno vuole andare a terra mai. Anche perché poi, come hai detto giustamente te, se stava giocando il podio, figurati tu se andava a pensare di buttare giù Bagnaia o di buttarsi giù da solo, assolutamente no. Quindi questa tesi, diciamo, la scartiamo a priori e ci rifiutiamo di sposarla. Quello che dico io è invece, non lo so però effettivamente quanto
magari in altre situazioni avremmo visto comportamenti diversi, perché ci sono stati tantissimi altri contatti di questo genere tra piloti che vanno larghi e rientrano nella fretta di rientrare e non chiudono il gas. Cioè, per me sarebbe stato innaturale proprio vedere Marquez che chiudeva il gas e si faceva sfilare da Bagnaia. Sinceramente è stata una situazione di patatrac, perché è vero che Bagnaia era davanti e quindi oggettivamente aspettava a lui prendere la traiettoria giusta. Non ho detto chiudere il gas, dico buttare un occhio. Sì, buttare un occhio, ma se avesse buttato un occhio o chiudeva il gas o lo prendeva, che è quello che ha fatto. Ma andava per terra comunque. No, però avrebbe dovuto, diciamo, chiudere proprio il gas in uscita dalla curva e far sfilare Bagnaia. Cioè, capito, butti un occhio, vedi che arriva, dici cavolo, qui lo prendo. Alzo un attimo, lo faccio sfilare e mi rimetto dietro. Ormai andava. Però vabbè, frazioni di secondo, insomma, non è che... Bagnaia è entrato fortissimo lì sulla destra. È vero che lui veniva da dietro, però cioè io, anche lui poteva io dire, parlerei anche un po' di imprudenza di Bagnaia, capito? Cioè, che lui ha visto che c'era mezza moto, ci si è buttato senza pensarci. E Marquez non ha chiuso il gas senza pensarci, quindi non riesco a dare una colpa alla fine così azzardata, perché se tu guardi sempre dall'alto, cioè non è che gli è passato vicinissimo, c'entrava un'altra moto tra lui e Marquez prima del contatto, cioè, e che poi quella, non l'ho visto, e che poi Marquez è riaperto proprio. No, no, io non ho parlato di cattiva, ho detto che un attimo d'attenzione pure lui. Sì, no? Sì, forse sì. Beh, considerato che vedendo che quello accanto che a te non chiude e comunque sta all'interno, tu stai davanti ma quello sta all'interno. Nel senso, occhio, perché è facile che ti prende. Se tu vai a chiudere la traiettoria dall'esterno e dentro c'è un'altra cosa, che per quanto possa dietro a te, però non è che è fuori completamente dalla tua sagoma. Boh. Sì, però cioè, non sto dando la colpa a nessuno dei due. Ecco, però mettiti anche sul casco di Bagnaia, lui era veramente davanti più di mezza moto. E tu, quando sei passato, non lo vedi veramente, sì, sì, lui. Sì, sì. Cioè, nel senso, lui l'aveva dato ormai per sorpassato, e poi quello l'ha preso sulla ruota dietro. Sì. Fai bene a dire che se ti stai giocando il campionato, sai che vai più forte. Che vai più forte, cerca un attimino, però sai, come abbiamo detto prima, frazioni di secondo, così è successo sta comunque, di fatto che adesso in campionato anche proprio con terra, se tu guardi non è in contatto di no passo io, no passi tu e pa botta, è proprio un ci stiamo a toccare, che dovevamo fare, alla fine sono andati per terra e quindi è in contatto dove nessuno ha colpa alla fine. Sì, che poi se appunto per questo, diciamo, se tutti e due avevano la stessa linea si sarebbero rialzati, invece Marquez era già alto e quindi l'ha preso proprio dritto, non è che dici per riuscire a non cadere doveva buttare giù la moto, è una cosa inversa. Comunque, situazione di classifica, tutto vantaggio di Martin, sì. Mentre questi litigano, a colpa mia, a colpa tua, non so che cosa abbiamo fatto, Jorge Martin se ne va in testa alla classifica con 23 punti di vantaggio su Bagnaia. 2,99 contro i 2,76 di Bagnaia. Quindi è quasi un gran premio, diciamo, grande di vantaggio. Marquez si riprende il terzo posto ai danni di Bastianini, che ha fatto un weekend un po' sottotono, 229 contro i 228. E adesso, come abbiamo detto prima, stiamo a vedere come si sviluppa il campionato, che ecco, dicevamo un paio di settimane fa quando abbiamo commentato l'Austria, che era l'Austria l'ultima gara, mm-hmm. Ho detto Bagnaia incontenibile, poi vedi arriva la gara storta e si ribalta tutto, anche perché sì, incontenibile, ma poi l'avevamo detto, è comunque in vantaggio di 3 punti, non è che c'ha sto gran margine da gestire. E, due parole su Pedro Acosta vanno dette, perché sì, forse anche qui rientra quel discorso che hai fatto tu in apertura di pezzo sulla MotoGP, cioè non c'erano dati per le moto nuove e quindi probabilmente KTM, sfruttando quelli della moto vecchia che andava forte, ha portato Acosta sul podio. Anche questo è una cosa, qui a distanza siderale da Marquez, però sono tornato alla moto di inizio campionato e mi sono trovato subito meglio. Quindi non so se gli sviluppi del capo Pedrosa, e ricordiamo adesso è capo indiscusso della KTM. Sì, sì, decide lui se l'azienda chiude o no, praticamente. Esatto. E quindi, però sta di fatto che comunque qui ad Aragon sarà un caso, ma secondo me non neanche tanto, che tre spagnoli hanno fatto primo, secondo e terzo. Non è neanche un caso però che Binder è arrivato quarto dietro ad Acosta, quindi non è stato solo Acosta ad andare bene, è stato anche Binder, e sono arrivati tutti e due davanti a Bastianini
con la Ducati GP24, cose che nei Gran Premi precedenti non erano nemmeno ipotizzabili nei migliori dei sogni. Dicendo le cavolate. Il nostro tecnico diventa ufficialmente Luca Buzzicotti, è lui l'esperto. La prossima volta vedo Vizioso, dì che c'è uno bravo a Giove che spurga le fogne, ma è anche un tecnico MotoGP. Ma lo diciamo a Migno, ti facciamo intervistare da Migno. Grazie. Va bene, canzone, musica, questa volta sono gli ABBA, sempre sul tema non lo so, chi lo sa, conosciamoci, Knowing Me, Knowing You. Siamo andati a riprendere questo che sta nell'ABBA Gold, uno dei tanti numeri uno della storia degli ABBA. Ed eccoci allora dopo gli ABBA con Knowing Me, Knowing You, sosta per una bevuta d'acqua perché insomma l'argomento è stato caldo e ci ha portato a discutere non poco di MotoGP. E a proposito di caldo e di temperature, anzi di umidità astronomiche, andiamo a parlare invece del campionato italiano motocross a Castiglion del Lago, quindi pista di Gioiella, come detto giustamente in apertura di puntata, la nostra pista di casa per noi che viviamo tra Umbria e Lazio, e quindi è la pista più vicina tra quelle più importanti, a un'oretta di macchina. Ci abbiamo visto tutti più o meno, penso almeno un'edizione di mondiale. Io purtroppo no. L'hai corsa, però la corsa lui è stato l'ultima era 2005 e ero troppo piccolo, cioè no, troppo piccolo per vederla,
però troppo piccolo. Ha fatto anche dei mondiali MX3, se non sbaglio, nel 2011, l'ultimo mondiale in assoluto di Gioiella, ma come penso il 99% di noi non siamo andati a vedere quella gara. Non sapevamo neanche che c'era. Comunque sì, niente, non mi ci ha portato papà. Vabbè, comunque... Però mi ricordo che comprai motocross con la copertina della vittoria di Cairoli, perché col polso rotto. E il poster della foto aerea dall'elicottero di Gioiella. Pista che si è presentata per questa occasione totalmente rinnovata. Allora, in realtà era già stata modificata l'anno scorso, se non sbaglio. Diciamo. Inizio anno. Inizio anno. Forse inverno scorso. È stata aperta per un periodo, ha fatto anche gare. Sì, ha fatto gare, ha fatto anche la gara junior, dell'italiano junior, col senso di marcia invertito, però diciamo che al grande pubblico si è presentata per la prima volta domenica per questa quinta prova del campionato italiano Prestige e secondo me ha superato alla grande l'esame, cioè vista da fuori, da uno che neanche ci girerà mai, però... ovviamente ci ho girato quando era quella del 2005, io ho girato su quella pista lì. Tu gira forse sulla più bella in assoluto. Non lo so, cioè sarebbe bello girare su questa per fare un raffronto, perché questa a me è piaciuta veramente tanto. Beh, quella del 2005 era difficilissima, era molto più lunga. Cioè, questa è difficilissima secondo me. Allora, noi ci abbiamo girato, io il tecnico, ti posso dire che rispetto alla versione prima è molto più tecnica, più difficile e anche più bella da girarci, ti piace proprio girarci. Certo, ha perso il caratteristico tratto doppio salto in discesa e doppio in salita della buca, quello è una grossa perdita, però la compressione si fa lo stesso in senso contrario. Esatto. Ha acquistato un triplo proprio su quella compressione che fa paura. Esatto. E ha acquistato dei punti tecnici comunque rispetto alle piste che fanno ultimamente, ci sono salti che si chiamano salti, tratti veloci, tratti tecnici, contropendenze difficili, ripartenze in salita a secco, a tutto diciamo, pista veramente bella e completa. E quindi i piloti l'hanno apprezzata, anche se naturalmente le condizioni meteo hanno messo in grossa difficoltà gli organizzatori, perché con 35 gradi per tutto il weekend, in piena estate, Piloti, certo. 150 piloti, vabbè, ma soprattutto un programma, quello della domenica, dove ci sono in totale 2 ore di pausa dalla mattina alle 8 al pomeriggio alle 6, è difficile tenere bene una pista in quelle condizioni, poi nelle condizioni in cui serve ai piloti di quel livello lì, quindi che deve essere scavata, quindi relativamente morbida, non viscida, però che non faccia neanche la polvere, e con quel terreno che ha Castiglione del Lago, che è molto difficile da trattare e da gestire, quindi veramente è stato fatto il massimo possibile in quelle condizioni. C'erano tratti un po' viscidi, soprattutto nella seconda manche, quando non, ovviamente la pista ormai era arrivata diciamo a cottura, come si suol dire, e quindi bisognava stare un po' attenti. Però ripeto, veramente complimenti al Motoclub, perché hanno fatto un bel lavoro. La pista, secondo me, deve essere aggiustata, sistemata in alcuni punti che sono un po' pericolosi, però è un difetto di gioventù. Certo. Si vede che ci ha messo le mani Andrea Bartolini per disegnarla. Ecco, ci ha messo le mani uno che di motocross ci capisce. E che ci ha corso ai tempi d'oro. E ci ha corso e gli vuole tanto bene a quella pista, perché ci si è tolto alcune delle migliori soddisfazioni della credo carriera. Credo che abbia fatto l'ultima gara di mondiale proprio nel 2005. Sì, una delle ultime a Gioiella, gare l'ultima gara della sua carriera di mondiale, per la corsa lì. Mi ci ha fatto pensare adesso, gliel'avrei dovuto chiedere domenica. Va bene, a parte questo, com'è andata la gara? È andata con MX1 vittoria assoluta di Lupino, che si porta a casa prima manche e arriva secondo nella seconda manche. Penso che prende tutti i punti che poteva prendere, perché è vero che forse comunque... anche più di quelli che si poteva pensare alla vigilia, esatto. Perché c'era in gara Bonaccorsi. Esatto. E comunque anche la seconda manche, anche se Bonaccorsi ha finalmente indovinato una partenza e diciamo è andato via, Lupino gli è rimasto abbastanza sotto e ha fatto anche il giro più veloce della gara. Sì. Ha rischiato la vita praticamente all'atterraggio del salto dell'arrivo, perché si è scomposto e lì proprio l'ha dichiarato. Secondo me quello è stato un momento chiave della gara, perché Bonaccorsi si è girato proprio su quel salto per vedere dove era Lupino e dire adesso faccio il tirone e vediamo se mi sta dietro. Lupino proprio in quel salto a momenti si ammazza e ha detto no, io adesso invece chiudo. Poi dopo in realtà ha fatto il giro più veloce della gara, un paio di giri dopo, però l'aveva lasciato andare perché ha detto basta, non è cosa. Vabbè, e si è accontentato comunque di un piazzamento perfetto in ottica campionato, perché veramente è uscito da questa domenica da vincitore assoluto. Ha preso
diciamo, punti su tutti quelli che dovevano prendere, soprattutto sul povero Giuseppe Tropepe, vittima di un weekend che dire sfortunato è dir poco, e anche su Jan Panzer, perché comunque adesso il suo diretto avversario è Panzer. Eh sì, che partiva da quarto in questa Gifting, gara. Tra l'altro si è Gifting che è caduto, esatto. Prima manche sul primo doppio. Giro, sì. Primo giro subito, era si terzo. Si è fatto male perché ho visto c'era la bandiera crociata. Sì, si è fatto male, ha abbandonato la gara perché ha battuto la spalla e anche la testa, e quindi sono andati a fare dei controlli per vedere, insomma, le condizioni. Ora non so aggiornamenti, però ovviamente, ma poi erano partiti primo Lupino, secondo Tropepe, secondo Tropepe, terzo Gifting. Al primo giro dico, oh, che spettacolo, bella gara, e ci vediamo. Metà gara già Gifting fuori, metà giro Gifting fuori, a metà gara fuori anche Tropepe con la sfiga incredibile che ha colpito un doppiato caduto, che si è rialzato proprio mentre stava arrivando lui, e ovviamente penso involontariamente si è spostato ed è andato a finire proprio dove stava passando Giuseppe, che è riuscito a evitarlo, ma non del tutto, perché l'ha toccato con la pedana e quindi ha rotto la pedana e la leva del cambio, quindi parte sinistra della moto, e si è dovuto ritirare lì e ha praticamente compromesso il suo campionato italiano con questo incidente. Perché Lupino è andato a vincere la manche, ha guadagnato un botto di punti. In gara 2 Tropepe, evidentemente, che non era più preso, diciamo, dalla foga di dover recuperare per forza, è andato all'attacco in maniera un po' smodata su Bonaccorsi. Mi aveva dato quella sensazione lì a vederlo, perché si vedeva che stava spingendo proprio al massimo, forsennato per provare a passare subito Bonaccorsi, allungare, in più correva anche con una costola rotta, quindi non era al meglio della forma, inevitabilmente è caduto di nuovo due volte, e quindi altro ritiro, altra batosta di punti, e come hai detto te, ormai è quasi matematicamente fuori, ma io penso che non lo è matematicamente, ma praticamente a Lupino deve fare gara solo su Panzer ormai, e anche Panzer con 300 e rotti punti da recuperare su 500 disponibili deve sperare in un miracolo. Sì, diciamo che Lupino deve fare una manche buona a Pietramurata per vincere il titolo. Marcare quindi stretto in una manche Panzer e poi andarsene. Fantasia. Sul lago di Garda. E per come si era messo il campionato a un certo punto, per Ducati firma su tutto il contratto. Ma infatti non so se abbiamo tempo di fare questa domanda o se la facciamo dopo, ma facciamola dopo. Facciamola dopo, perché bisogna fare questa. Questo è il tema, se Ducati se l'aspettava o no. Ne parliamo dopo. Adesso abbiamo da sentire chi ha giusto, momento immagine e grande qualità. Dua Lipa, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. You got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. So I won't know if this feeling flows both ways. We sort of hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, ever thought of calling when you've had a few? Cause I always do, and maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I've thought it through, crawling back to you. So have you got the guts? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it shuts. Am I down and pucker up? Sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp of trying to kiss you. I know if you feel the same as I do, we could be together. If you
to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Maybe we both know that the night's mainly paid for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought of calling when you've had a few, 'cause I always do. Or maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back do to I you. I know if this feeling flows both ways, I'd see you go. Sort of hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Yeah. Do I know? Too busy being yours to fool. Sensible. Ever thought of calling down? Do I know? Do you want me crawling back to you? Torniamo dopo Dua Lipa e Arctic Monkeys. È un delitto rientrare dopo una canzone del genere, però lo dobbiamo fare perché abbiamo la domanda che abbiamo lasciato in sospeso prima di sentire Do I Wanna Know, e quindi lo voglio sapere. Io sì, lo voglio sapere. Ducati a un passo dal titolo italiano a inizio stagione, chi ci avrebbe scommesso? Tu, Luca? Secondo me loro, quando sono partiti per il campionato, erano convinti di vincerlo perché avevano preso il pilota più forte disponibile per il campionato, e secondo me erano convinti di poterlo vincere. Dopo le prime gare, dalle facce si erano un po' ridimensionati, perché hanno vinto subito la prima manche a Mantova. Dopo la seconda gli era andata un po' così, Ciabatti, vabbè, poi a Cingoli come era andata, e si era anche un po' stizzito perché con due terzi aveva fatto quarto, ti ricordi? Ma com'è possibile, eccetera. E secondo me adesso una bella sorpresa, gli va bene che vincono, sempre facendo mille scongiuri per loro, certo. Corna, ferro e quant'altro, però c'è stata secondo me questa cosa, erano convinti di vincerlo, si erano ridimensionati e poi ok. Tecnico. Ma secondo me anche sulla carta erano non dico i favoriti, però insomma c'erano tutti i numeri, c'era uno dei piloti migliori del lotto, se non il migliore del lotto, la moto male non poteva andare, diciamo. Le gare sono state anche forse un po' troppo bagnate in alcuni casi per tirare fuori, diciamo, il potenziale al 100% sia della moto sia del pilota, però secondo me è giusto che finisca così. Allora, secondo me non se l'aspettavano, cioè io non ci avrei, non so loro, io non ci avrei proprio mai creduto assolutamente che potesse vincere il campionato italiano, ma poi con questo dominio al primo anno, cioè, manca sempre una gara, però in questo momento sta dominando, se tu gli levi lo zero che ha fatto a Montevarchi per il tamponamento di Bonaccorsi, avrebbe fatto un altro piazzamento in zona podio. E quindi, cioè, veramente sarebbe stato, avrebbe preso il volo, avrebbe anzi vinto già il titolo in anticipo a Castiglione del Lago. Anche perché forse state dimenticando il fatto che Bonaccorsi non si sa per quale motivo non ha fatto tutto il campionato, ma lui in teoria avrebbe dovuto correre tutto il campionato italiano, e Bonaccorsi, che se ne dica, in questo momento va più forte di Rupino. Quindi non lo so con quanta sicurezza loro si sono presentati in gara. Bonaccorsi è venuto fuori e doveva fare il campionato italiano a Cingoli. A febbraio. A Mantova Bonaccorsi è iscritto a tutto il campionato da prima di Mantova, però a Mantova non se n'era mai neanche parlato. Se ne è parlato. È iscritto. Se tu vedi su Sigma, Bonaccorsi è iscritto un mese prima della gara di Mantova, con iscrizione a tutto il campionato. E non si sa per quale motivo, cioè problemi fisici, non ci ha avuto voglia, non lo sappiamo esattamente, però. Ma anche a te l'intervista ha detto, dice, vabbè, sì, corso, però l'obiettivo è un altro, è mondiale. Sì, sì, però per come carità. Dici tu, ha fatto quattro gare, ci sono comunque, tre primi. Sta di fatto che anche la conformazione del campionato a Ducati ha giocato, no, a fagiolo di più, perché praticamente corri una volta al mese.
Certo. E quindi hai tempo di mettere mano. Non ti fai male al mondiale, come esatto. È successo a Gifting, che veniva rotto dalla gara in Svizzera, eccetera. E quindi puoi mettere le mano sulla moto, puoi lavorare sui punti che tra una gara e l'altra vedi che non funzionano bene, quindi era il banco di prova che gli serviva e secondo me a inizio anno lo volevano vincere e erano... non sicuri, però erano partiti per vincerlo. Mi dirai, per concludere il discorso, che Bonaccorsi all'inizio avrebbe dovuto correre in MX2, era dato lì, ecco, in gara, sì, e esatto. Quindi a quelle condizioni dicevano vabbè, Lupino lo fa tutto, vediamo come... Comunque c'era l'incognita Panzer, che per quanto vogliamo dire è un pilota che si comporta bene al mondiale, però sicuramente Alessandro era uno dei due o tre più forti, sicuramente il migliore tra quelli a disposizione. MX2, dai, dobbiamo parlare perché qui c'è un quasi campione, mentre in MX2 abbiamo il campione, campionissimo, indiscusso di questa stagione, Valerio Lata, 9 manche vinte, scusa, su 10, e con una supremazia veramente totale, annichilente, niente da dire. L'unico che poteva in qualche modo impensierirlo era Iago Martinez ancora, ma ha corso debilitato da un virus al sangue, non ha spiegato bene le sue condizioni e che tipo di virus sia, anche perché sono anche affari suoi, insomma non è che siamo lì a fare l'anamnesi clinica, però si vedeva, insomma, era veramente irriconoscibile a Castiglione del Lago. Beh, ha fatto un 14esimo, un 12esimo, completamente fuori dai suoi standard, e Valerio invece perfetta forma, impeccabile, una macchina, domina anche questa gara e porta a casa il titolo italiano, corona un percorso. Beh, nel suo gruppo di qualifica Manucci secondo gli ha dato tipo 3 secondi e mezzo, invece quindi... Martinez aveva preso solo un secondo, quindi sì, sembrava in grado di reggere, invece domenica secco, proprio irriconoscibile. Vabbè, Manucci che con 2 secondi posti invece si rifà molto sotto a Martinez, ora sono staccati di un 84 esatto, punti. Poca roba, e quindi sarà interessante a questo punto a Pietramurata vedere se la TM almeno riesce a resistere al secondo posto, o se viene scavalcata anche da Manucci per la piazza d'onore, per il titolo di vicecampione. Volevo dire di Lata soltanto che nessun pilota ha mai vinto il campionato prestigio vincendo tutte le assolute, quindi è ancora in corsa per raggiungere questo traguardo a Pietramurata, e vediamo se ce la fa. Giravoce che potrebbe correre Simone Mancini in MX2 già a Pietramurata, vediamo poi se effettivamente succederà o no. Non penso che sia in grado di vincere subito, però è un bel nome in più che si inserisce nel Simone pacchetto Mancini, dei piloti già, ricordiamolo che già ha vinto forma. La Rookies Cup, quindi campione di questo campionato formativo, esatto, per i ragazzi con la Fantic, esatto, lo diciamo perché per gli amici, casa italiana. Per gli amici che amano Fantic. Per gli amici che amano Fantic. Abbiamo detto, stradetto, chiuso il capitolo. Comunque, voglio fare complimenti ai ragazzi dell'MX2 perché gare veramente, a parte Valerio che fa un altro sport, ma dal terzo al settimo posto, proprio botte da orbi, tutta la manche, proprio era bellissimo. È vero, cioè, Bernardini m'ha gasato in una maniera incredibile, cioè, saltava dice, a no, destra e a sinistra, non esiste che me passi, cioè proprio... Niente, l'ha fatta e tutte l'ha fatta. Cioè, glielo stavo per dire, dico, bastava gli sparavi a un certo punto, anche in diretta, mi stava per scappadetto. È stato fantastico, veramente belle belle. Molto più dell'MX1 in questo caso. Andiamo? Musica? Vai con la musica. Classico del rock, Vasco Rossi. Allora, io non lo so, non lo voglio sapere, ci conosciamo, lo saprò. Come risponde Vasco Rossi? Io no, basta, non aggiunge altro. Quando penso a come mi hai ridotto tu, non capisco dove mi ci avresti sì portato tu, quando penso a come mi hai preso in giro, però non capisco come sia difficile sbagliare più. Io no, io no, io no, io non ti lascerò mai. Io no, io no, sarai te. Aspettavo come un cane quando non c'è più il padrone, contro il vetro per guardare giù, e mi chiedevo come avrei vissuto se tu, e se quel magone mi sarebbe mai andato giù. Io no, io no, io no, io non ti dimenticherò.
vedrai che io no, non ti dimenticherò. Io no, vedrai che io non ti aspetto più. Yeah. Io non ti aspetto più. Dove se ho sbagliato, sì, puoi dirlo tu. Quando penso come mi hai preso in giro, però non capisco come, che cos'è che tu e un'altra no. Io no, io non ti perdonerò. Io no, vedrai. Io non ti perdonerò, addirittura Vasco Rossi, il classico del rock di questa settimana, dall'album Canzoni per me, uno dei primi album che ho sentito nella mia vita, proprio di quei CD pirata scaricati, adesso tanto il reato è in prescrizione, quindi fate quello che vi pare. E abbiamo il notiziario invece di Luca Buzzicotti che è pronto a partire. Vai. Buongiorno, qui TG Radio Rider su Radio Orte, partiamo con le notizie. I ragazzi locali a Castiglione del Lago, ne vogliamo parlare? Sì, certo. Quindi ci abbiamo Brugnoni, Alessandro. Vabbè. Brugnoni, nostro amico viterbese, scusa, civitonico, che fa terzo nella Fast Mix 1. Poi chi c'era? C'era Cardaccia che fa nono nella Fast MX1, è di Perugia però sempre Umbro, pista di casa per lui. Altri ragazzi in MX2, chi c'era, Alessà? In MX2 dei nostri penso nessuno. Vabbè, c'era Alessandro Facca, ovviamente di Roma, che se non sbaglio è arrivato settimo, ottavo, bene, della sì, Fast. Sì. Andato bene. E poi altri ragazzi, insomma, della parte sud del Lazio, come Ramon Savioli, eccetera. E c'era in 125 invece il nostro Jacopo Tufo del Motoclub Valle del Tevere, che ha mancato la qualifica per un pelo proprio. Sì, 5 decimi, una cosa del genere. Quindi... Sì, forse anche meno. È arrivato proprio un pelo. È un peccato perché è caduto però sia in qualifica che nella manche del gruppo B, dove era scattato, se non sbaglio, secondo, però poi è caduto già nel primo giro e quindi... Peccato, perché avrebbe sicuramente potuto fare qualche risultatino. 13 risultatino anni per discreto. Lui sta crescendo bene per divertirsi. Beh, quello deve essere. Esatto. Poi passiamo alle altre notizie. Superbike, prossima settimana si corre a Manicourt in Francia, ma non ci sarà Dominic Eigerter, che si è infortunato e quindi stop per lui. Che si è rotto? Si è molto, fatto lo dico. Male. Si è fatto male, non è in forma. Esatto. Unfit. Poi abbiamo il CIV, perché Pirro è campione per la decima volta in carriera. È stato fortunato, diciamo, tra virgolette, perché per la penalizzazione dei track limits
della seconda della gara della domenica di Del Bianco, che aveva fatto secondo, lui terzo con Vittorio Bernardi, ma per Del Bianco retrocesso di una posizione, e coi punti che aveva guadagnato è diventato campione, anche perché Del Bianco in gara 1 si è dovuto ritirare per un sasso che ha rotto il radiatore. Quindi ha vinto in anticipo Pirro? Ha vinto con una gara di anticipo. Ok. Ok, complimenti comunque, perché 10 titoli italiani non è uno scherzo. No, come ha detto giustamente Valerio Lata, anche se sei il favoritissimo, non è mai facile vincere un campionato, perché innanzitutto non devi sbagliare tu, esatto, e dopo viene tutto il resto, che non è scontato. Per quanto riguarda le squadre del motocross delle nazioni che si avvicina, e quindi fremiamo. Abbiamo Vlaanderen che si è infortunato e quindi al ginocchio, quindi verrà sostituito da Goldenhoff per la squadra olandese. Cambio, dice, direi sensato. Beh, per forza, se più, più il ginocchio che rotto. No, sensato, nel senso che non c'erano alternative, cioè esatto. Goldenhoff è un'ottima seconda scelta, anzi magari esatto, avessero noi come quarta guida. Esatto. Invece due team sono stati annunciati, sì, tre team sono stati annunciati, la Svizzera con Siver, Tonu e Guyot, con Tonu che diciamo redivivo Tonu, la Spagna con Forse Prado. La squadra più vecchia del Nazioni dopo l'Estonia si ripresentano con Tane e Leoc. Può darsi. Spagna con Prado, Oliver e Fernandez, questa è un'ottima nazionale da tenere d'occhio, e gli Stati Uniti, perché c'è Sexton, c'è il suo compagno Plessinger, ma non c'è Deegan che si è infortunato e quindi si dovrà operare a un polso o una cosa del genere, quindi ci sarà Chance Haymas. E c'è stato l'annuncio anche della squadra inglese, che non punta ovviamente a vincere, però punta al titolo di squadra più vecchia, perché ancora Tommy Searle, perché si presentano con Tommy Searle che guida il gruppo, e aspetta che sto cercando di aprire una pagina che non mi rompa le scatole coi cookies, tutte me lo chiedono, mi sono stufato, andatevela a cercare. Comunque Tommy Searle, capitano della squadra inglese al motocross delle nazioni, avanti con coraggio, poi corrono in casa, quindi fecero terzi l'ultima volta che si è corso a mettere le Basin. Sì, 2017-2018 mi pare, esatto, era quando Max Anstey vinse tutte e due. Però le manche. Erano molto giovani. Sì, se sono gli stessi, rieccoci, ci risiamo. E quindi sarà Searle, sarà... Non lo so, Anstey probabilmente sì. Perché piloti giovani che fanno il mondiale inglesi credo che non ce ne siano. Ritireranno fuori Ben Watson, eccoli qua, e vai. E vai, col tango. Vai col tango, diceva. Oh, Namur 2001, rispolverarono Kurt Nicol, che aveva smesso di correre da 6 anni. E lo penso, vai, si corre con Nicol. Ma il nostro miliardario di fiducia invece... No, ma credo che non corra più Jake Nichols. No, non penso, almeno non il mondiale. Non lo so se fa il campionato nazionale, il tuo miliardario di fiducia. Beh sì, ci ha galvanizzato anche lui con quei famosi video che c'era a casa con sua. Con l'aghetto, Lamborghini. Diciamo che era uno dei primi che lo facevano. Bellissimo. Grande. No, ma ci vanno sempre a girare a casa sua, perché Tommy Searle mette dei video che vanno a casa di Nicol. La pista quella lì che c'è quel cat parcheggiato a un metro dalla pista, che se sbagliano si ammazzano. Esatto, è proprio lei. Formativa. Bellissima. Formativa. Vai, la canzone, vai, d'amore. Canzone d'amore. La canzone d'amore, è il momento. E la canzone d'amore, ovviamente, per chi non ha dubbi, dopo una puntata, una playlist intera di domande senza risposta, arriva Pino Daniele a dirci cosa bisogna fare. Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà, fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbi no, perché dubbi no. Nessuna mi ha mai detto sono pazza di te, mai nessuna è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere sempre come sei.
forse seguirò il mio cuore. O forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché dubbi non ha, perché dubbi non ha. Mai nessuno mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te, che mette i tuoi sogni dentro ai miei e riesce ad essere sempre come sei, come sei, come sei. Daniele, Pino Daniele in chiusura di Radio Rider numero 27 con la sua classe. È stata una playlist molto raffinata, vero tecnico? Cioè, non posso ci siamo... dire anche troppo. Anche troppo considerando il nostro livello, è vero. Però ogni tanto vogliamo far vedere che se ci impegniamo sappiamo essere eleganti anche noi, una volta all'anno, non di più. La puntata della prossima settimana verterà su qualcosa di gare che ci sono state, ci saranno state in questo weekend. Noi saremo pronti, prontissimi a raccontarvele. E nel frattempo vi salutiamo sempre senza forzare. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.